Ciao a tutti ragazzi, io sono Soldato Nero, il clan Legge 13 e oggi torniamo con commentary dopo un po' di tempo, mi scuso per questo, ma il tempo purtroppo è sempre pochissimo. E oggi, come vi dicevo, abbiamo due ospiti, c'è con noi una nostra cara amica Francesca. Buongiorno a tutti ragazzi, sono sulla Playchina e niente, mi chiamo Francesca, cioè Francesca Maria per intero, però vabbè, preferisco Francesca, che è un po' più orecchiabile. E allora vengo da Perugia, ho quasi 21 anni, diciamo ancora sono per i 20, ma vado per i 21. E niente, sono nel 13 da circa 2 anni, più o meno all'incirca. E niente, gioco a COD. Più o meno dall'uscita di MW2, prima giocavo un po' a COD 5, solo che non ero, boh, non mi entusiasmava più di tanto, poi vabbè, ho iniziato a giocare a MW2 e mi sono ritrovata fino a Black Ops 2. Ecco. Vabbè, giochi nel clan Legge 13 nella squadra. Bene, La Maxima, la terza squadra Maxima. bene. E quindi oltre a Kinia, oggi c'è con noi una new entry del clan Legge 13, un bravo ragazzo, il suo PSND è Felix 55. Ciao a tutti ragazzi, sono sulla PlayStation 3 Felix 55. Nella verità sono Felice Vaccaro e vengo dalla provincia di Agrigento. Gioco a COD da circa 6 anni, dall'uscita di COD 4 a livello normale. E sono entrato nel clan da circa un mese e mezzo dall'apertura degli arruolamenti. È stato un mio desiderio fin dall'inizio. Io sono un attuale membro della squadra Gemina. Siamo molto impegnati a fare molte clavor per le federazioni. Va bene, ok, poi ne parliamo più tardi. Oggi il motivo di questo nuovo commentary è appunto il fatto di dover commentare questa partita, questo ottimo gameplay. La giocatrice che vedete in sovraimpressione è una ragazza, appunto, quella, la ragazza che sta qui con noi, Erchinia Francesca, appunto, che ci sta sorprendendo veramente con una bella partita. Però vorrei che fosse sì, proprio lei, coadiuvata da Felice, a commentare il suo gameplay. Parlaci un pochettino della tua classe, Francesca, vediamo. Va bene, Massi, volentieri. Allora, ho usato in questa classe un PDV silenziato col mirino laser e in questa classe appunto specialità ho inflessibile con la wildcard con fantasma perché a me mi mette angoscia sapere che la gente mi vede sullo WAV, se c'è nemmeno il WAV. Vi giuro, mi mette un'angoscia impressionante, mi sento osservata, mi sento vista. Insomma, quindi Vabbè. cerco sempre di usare fantasma e niente, c'è un fantasma, c'è destrezza e poi prestigiatore e niente, io mi scuso per il lag, non è un gran risultato, però ragazzi, è veramente, io c'ho, sono di Perugia, c'è server a Latina, capite? Io c'ho il lag della Madonna, Vabbè, non è veramente. sicuramente un brutto risultato. Finisci con oltre 70 uccisioni, insomma. Sì, 74 uccisioni, 27 morti, solo che veramente fra la TV, che è una TV tipo degli anni 50, poi io sto No, ma lo su. so, non ti devi preoccupare, non devi giustificarti, anche perché vediamo tutti come stai giocando e Insomma, ho provato a dare il meglio di me, diciamo, ecco. onestamente è un bel gameplay, un ottimo gameplay. Felice, parlaci un attimino di Francesca come player, vediamo cosa vedi in questa partita, cosa te ne parli. Allora, io ultimamente ho giocato molto con Kina e sicuramente posso dire che finisco un pochettino flashing, ma è una player tattica, cerca di sfruttare anche contro i nemici, vari movimenti nemici, e come possiamo vedere in questo gameplay non usa ricompense pure da flashing, come possiamo dire. Infatti, come ricompense usa una V, una torretta robot e un attacco aereo, che comunque cioè, sembra mo molto tattiche come ricompensa uccisioni. Ricordiamo la modalità che è una demolizione su Nuketown, che è una mappa abbastanza strategica, anche se è molto piccola. Infatti Kinia con questa prestazione ci convince in ogni Questo partita momento, che è in più. questo momento abbiamo visto che ruba anche un elicottero, neanche Sì, l'ASA. sto rubando con una bella infame un elicottero nemico che poi mi farà una strage, però La sono tattica soddisfatta. è questa. Bene. A me questo gameplay sta piacendo, anche perché non è il classico gameplay con l'infiltrazione, muore, riparte tranquillamente. Queste Sì. ricompense le condivido anche soprattutto perché si tratta di Nuketown. Se fosse un'altra mappa non lo so, ma su Nuketown la torretta robot è davvero devastante.
Devo essere sincero, io lo so molto. Non so voi, ragazzi, ma io lo uso abbastanza. Comunque il gameplay è bello perché è semplice. Comunque si vede che non usa tutte quelle, tipo, come hai detto tu prima, l'infiltrazione tattica, che nasce lì praticamente al mezzo della battaglia. Invece lei ama sempre partire dal respawn normale e farsi la sua modesta giocata. In Esatto. questo gameplay stiamo osservando che, cioè, è bravissima. Vedo, è bravissima, Sì. ragazzi. Francesca non Mi fate finisce mai. No, arrossire, oh mio Dio. no. Ah, scusa, Francesca, ma lo dovevi dire pure un'altra cosa quando abbiamo iniziato il commento? Dovevi dire anche che sei carina? Insomma, diciamolo, se Anzi, ti sono non ricordata guazza. che mi dovete votare. Mi sono. Fidanzatissima, quindi non mi fate strani complimenti. È fidanzatissima, però Sì, voglio dire. con un fenomeno che purtroppo non ho ripreso niente da lui, però vabbè, Oh, vabbè. tutta Il tuo connessione, fidanzato è un ammettiamo. fenomeno davvero, bravo, ne abbiamo commentati di video solo, quindi, per Cioè, carità. tutta connessione, Massi, su via, su, sono più No, brava no, io. no, no, non condivido, non è sempre soltanto connessione, anche perché io, devo essere sincero, io non ho una connessione veramente da buttare, eppure non riesco a fare risultati fenomenali. Sì, le faccio le mie 100 kill, però, cioè, devi beccare veramente, con tutto rispetto per gli avversari, gli storpi. Disabili. Eh sì, mi dispiace tante È più che altro il fatto che Black Ops 2 è stato fatto come basato sulla connessione, quindi la connessione incide più che altro verso il 60% dell'abilità del giocatore. sì, Comunque incide l'abilità ci vuole molto, sempre, incide molto la connessione. ma cioè, parecchio diverso da altri giochi come MW3 o il vecchissimo MW2, perché là con la connessione, anche se te avevi giocato con due massimo tre tacche, comunque riuscivi a giocare. Invece qui con tre tacche non è. No, ma nemmeno quasi alle 100 kill, arrivi per fare Certo, un esempio certo. modesto. Ok, allora il video sta per terminare. Io dovevo dire un paio di cose circa gli arruolamenti che sono ancora aperti nel nostro clan. Purtroppo sono ancora aperti. Io dico purtroppo perché sinceramente hanno stancato tutte queste domande di arruolamento che riceviamo, ma che non si concretizzano mai a quello che è il nostro motivo principale per cui li abbiamo riaperti, cioè cercare giocatori abili nella modalità Ched Veterano. Noi ragazzi cerchiamo gente che si arruola nel clan e che giochi a Ched Veterano. Se non giocate questa modalità, vi chiedo scusa, mi dispiace, ma da oggi in poi abbiamo deciso di restringere ancora di più i paletti, quindi potete essere bravi, bravissimi quanto volete, ma purtroppo non possiamo più accettarvi. Ecco, non, io. Più che altro parlo dell'esperienza che abbiamo avuto nell'ultimo mese, perché abbiamo ricevuto parecchie richieste di arruolamento per quanto riguarda persone che dicevano di essere interessate a CED quando durante l'arruolamento chiedevano sempre di giocare in standard. Esattamente, esattamente, Sì, esattamente. quindi non rispecchiano la richiesta del clan di questo momento. Esattamente, magari più avanti poi riapriremo anche per i giocatori standard, però siamo out, ragazzi, siamo Sì, out. perché ragazzi c'è da considerare che ancora le squadre sono tutte da fare, quindi insomma ci serve soprattutto Giusto, gente per CED, ecco. perfetto. Ok, il video è finito e non mi resta che salutarvi. Un saluto da Soldato Nero. Da Kinia. E da Felix. Ok. Ciao a tutti. Ciao! Bella ragazzi. Hello!